L'associazione Autismo Abruzzo Onlus e IKEA San Giovanni Teatino hanno rinnovato la loro collaborazione in un progetto significativo nato in occasione dei 10 anni di attività dello store. L'azienda ha generosamente donato l'arredamento per il progetto Caffè, l'ex scuola Carlo Febo a San Nicolò di Teramo, struttura totalmente recuperata e che rappresenta la prima esperienza abruzzese di laboratorio di comunità. Lavorando insieme si possono ottenere grandi risultati come quello di oggi. Speriamo che altre amministrazioni possano copiare, clonare o prendere spunto da un'iniziativa come questa, uno spazio pubblico recuperato, dato alla comunità, gestito con le associazioni che garantiscono l'inclusione a bambini e ragazzi con autismo o anche altre diciamo, categorie della società che sono spesso magari un po' in difficoltà. Dalla sua inaugurazione questo luogo di incontro e scambio è diventato un esempio virtuoso di come la riqualificazione urbana sia strettamente connessa alla rigenerazione sociale della comunità. IKEA ha donato il mobilio ad Autismo Abruzzo, ma non solo. Infatti ha deciso realizzare una giornata dedicata alla Caffè, al progetto Caffè, con tutti i suoi dipendenti. Una ventina che sono qui oggi monteranno loro i mobili, conosceranno le associazioni, le famiglie e i ragazzi, in modo tale da abbracciare e accogliere la progettualità che stiamo realizzando. Siamo orgogliosissimi di essere qui oggi, bellissima, bellissima attività e iniziativa locale. Siamo altrettanto orgogliosi di contribuire, noi collaborare con le associazioni per rendere questo territorio più vivibile e alla portata di tutti e rendere il nostro mondo un po' più inclusivo. L'iniziativa che ha coinvolto il comune di Teramo e il mondo dell'associazionismo locale, provinciale e regionale mira a creare uno spazio di gestione condivisa tra pubblico e privato. E di individuare questa struttura è segno della straordinaria valenza della Caffè, un'esperienza forse unica, non solo in provincia di Teramo ma in Abruzzo, un laboratorio sociale, culturale, una riqualificazione e rigenerazione messa in campo su questo spazio che riesce ad attrarre rapporti, ad attrarre dialogo con il pubblico e il privato, riferimento per le associazioni del territorio, e devo dire che questo investimento, questa sponsorizzazione, donazione, investimento vero e proprio di un'azienda come IKEA non può che inorgoglirci e ovviamente spingere nella direzione dell'inclusione sociale grazie al lavoro di Abruzzo di Smollus, che ringrazio.